¿Qué busque a tu guerrero por él? Y mi nombre es que se va a hacer de vida. Porque no, aquí se busca la manera, la familia y la de pie de otro. Y la que haya puesto de aquí, y que la moto a mí. Busca la ruta, pues ya era mejor la ruta. A la gente, aquí se busca la ruta, pues ya era mejor la ruta. ¿A cómo? ¿Sabes? No, era porque te lo trae un banco a la lista y que se le va a mi escenario. Que hoy no me trae la definición. Que yo que era, por ejemplo, un nombre de un climático World Cup. Y era questo personaggio di Giunta che era una canzone. E allora mi ero un dizionario, quello che ormai è la cosa, che più di Wikipedia, c'è scritto la definizione, che sono una canzone. Mi ero la mia cosa che ho fatto. Ho cercato, di dimenticare questo bambino. Non è molto come la famiglia. Bene, allora fa un po' mi piace questo sapere. Del caso dell'invito alla Linux Bar, sono delle regole, sono una sorta di dedicazione territoriale e sono stato inizio da prima un bravo artista da 3-4 anni non mi visto pensosa. Questa sera mi voglio presentare, oltre a fare una panoramica di che cosa sono inizio rispetto alla Bifotter, all'inizio Open City Motor, è un progetto a livello internazionale di nuova fattura, che però ha diciamo, una logica strettamente legata a proprio esiste. Facciamo una domanda che ti interrompo secondo. Io qualche anno fa ero in Giappone e ho litigato con un GIS commerciale per un bus, stiamo parlando di un 2000, quindi un bel po' di secoli fa. 2000 e il software si richiedeva le OpenGL, le accelerazioni grafiche. Questo qua ha avuto delle stesse logiche da un punto di vista grafico, perché siamo spostati io per il lavoro faccio a che fare con un monitor e di solito queste schede non hanno tantissima accelerazione. Per lo stesso registro non è quando è una risoluzione tutto il mandato di 15.000 pixel di base non lo so questa è una cosa che c'è da provare però quindi una specie di video world in cui sì, il problema è che qui è la studio poi è valutato dalla prefettura di giapponese c'è un video world. Però e quello loro proiettavano queste cartine che erano un GIS sovrapposto ai primi avevo proprio capito del giapponese che c'era scritto lì perché poi non è che l'ho capito molto però il problema era questo software che non ricordo più lo distribuiva in Italia in azienda di viaggiato all'epoca c'era parlando con Stazienda perché lì si capiva perché i giapponesi non sapevano più niente dei diritti software eccetera e parlando avendo il nome dell'azienda che aveva questo corso c'era il distributore in Italia della Versace l'azienda di Versace facevano anche i computer ma avevano un settore dedicato a eccetera per cui no, la domanda è se sono di schiera se sono di ad esempio anche negli ultimi anni soprattutto nel mondo open source il GIS diventa sempre un
realizzazione della finestra, perché quando iniziamo a fare in Giappone eravamo all'epoca erano 1280-1284, le singole uscite erano 7-4, quindi 1280x6. Sì, ho capito. Non si funzionano le tecniche? No, ok. Vabbè, c'è un problema che si chiede di ottenere. Va bene, dai, che non muore. Vogliamo fare casa mia. Proviamo. Thank you.
l'Argentina non è piccola scala, è già una media scala, per me. Piccola scala per quanto che come me ha deciso di così. Adesso vado per questo tempo, cane. E alla fine, io conoscevo solo due delle compas, classiche italiane, che mi hanno complicato la fine. E poi ho detto, non so se c'è una quale. Io mi soffermo troppo, ma ci sono questa cosa perché quando si dice piccola scala è per dire, quindi si mira, è una scala. No, perché come dice la piccola scala e c'è un palo. Grande scala è il dettaglio del marciapiede, perché la scala è il mondo. Perché c'è proprio la funzione, per cosa ho trovato una cosa che può essere a sinistra delle mani. La grande scala è quando quel telefono con sul touchpad, perché se tu allarghi non si ingrandisce e ti fa vedere più dettaglio, cioè proprio il movimento, quindi non devi vedere grande scala, grande scala ti togli la scala. Beh, insomma, dopo tutto si ha il monito. No, la migliore destinazione, se c'è tante persone che vanno avanti un po', quando disegni con il caso che accendi il film di layer per vedere o per osservatore determinate cose per vedere quindi calco in via parte questo è il concetto esattamente, però se tu prendi un lato vai in un punto in questo lato viene fuori un valore che ti porta in quel punto lì tutti i layer cosa dicono esattamente ok se tu sai che un dito è su un terreno chi può sapere quanto è grande l'edificio, il terreno e tutto quello che viene studiato, che è molto grande, in mezzo con me. Thank you.
c'era di stato comprato adesso tu non è di questo ma no allora continuo avanti c'era io mi occupavo di correggere i confini comunali in regione Lombardia in provincia di Como hanno detto il primo che arriva si aggiudica i confini comunali il primo che arriva con i confini comunali e la firma di tutti i comuni che ci stanno attorno si aggiudica i confini comunali perché loro dovevano io dovevo fare la cartina con i confini comunali loro dovevano andare dalla stessa cartina a far firmare al sindaco il sindaco guardava il confine, lo approvava diceva va bene, sì, ok, andiamo al prossimo sindaco, fatta il giro, e una volta che era riuscito in qualche modo a farsi firmare il foglio, aveva trovato esattamente questa soluzione, non so da dove entrava. E niente, mi occupavo di guardare il catastale, un po' il confronto, ogni carta che vedete anche se quello che vi ho appena detto andrà proprio a questa cosa di firmare tutti i fogli andrà proprio a correggere i confini carta confini comunali della carta tecnica un po' meglio di noi quindi a quel giorno non ci sono dei confini ben precisi l'unico confine è quello delle nostre catastali però le nostre catastali sono la cartografia più disastrata che esista perché non ha una correlazione con le nuove cartografie si è fermata ai tempi e hanno continuato come se sono andate le cartine queste qua sono andate in una direzione e i catastali sono andati in un'altra direzione ci sono molto dei nuovi diversi adesso uno dei problemi più discussi è sovrapporre il catastale alle carte tecniche di comune continuavo se la registrazione che non è giunta per tanto di discussione possibile per un contributo sono un pubblico sì perché se inserisci in ufficio qualsiasi persona al mondo può avere il tuo edificio e stamparlo su una borsetta e venderlo. Questa è la ricerca. Ci sono, c'è una linea di investimenti in carte, coperte, eventuali aziende.
disegnando gli edifici. No, no, sto andando a vedere, in effetti sembra quasi una, è proprio una sovrapposizione reale. Io la considererei una cazzata, ecco, perché è una grossa cazzata. Allora, la grossa cazzata è continuare. E quando lo cerca, funziona, va. Non ti fai la testata, o una volta che sei stato, per tornare alla lezione precedente. Il problema è quando fai due lezioni. Quando le due lezioni ti rimparo un po' di più. Cioè, ci sono delle tecniche, quindi ci sono delle persone un po' più edificate. Questo è stato via web, perché l'altra volta, l'anno scorso, Jacopo mi parlava di giorno. Ma non è la differenza, non è che stavolta il giorno, se non ci sono dei
tutto, mi dirò. Pensavo che quelle linee tratteggiate che c'erano prima lo intese come confine, pensavo che fosse il confine, invece adesso ho fatto scelta, ho questo smartphone, c'era la città e dava confini, perché era una strada, c'era una cosa. E non so, se uno saranno sentieri. No, ha preso praticamente dalla radio a Strago, perché il sentiero può andare da qua a qua e da qua a qua, magari ha tracciato due linee e questo qua si chiama bounding box. No, ma la cosa strana è che si fa vedere da dove è partito da una scuola. Thank you.
competitive map che vuoi che poteva consentire di andare a contaminare tutto per rifare un po' apposta. Perché tu carichi la classe di piace, carichi un ponte e poi invade la tua classe di piace che è la stai tenendo sotto, modifici la mappa. Sempre un bimbo in effetti, però come la scuola si identifica come scuola, albergo ha una pay esatta, sicuramente mi vede, che adesso mi hanno accettato. Infatti la prima cosa che mi deve fare è trovare qualcosa che dovete cambiare il nome. È facile perché o cambiare il nome o comunque non mettere il cibo. Di capire cos'è, quindi se vai là sopra nel tuo c'è un permessaggio. Infatti dopo se scambiamo un email che diventa un permessaggio. Ok, è stato un edificio adesso che fa. È disegnato un edificio area, è definito area di limitato bianco. Allora, il titolare mi ha fatto i quattro bambini con una lettera, ok, è un permessaggio. Se ti sposti, continua a disegnare o la mano, adesso selezionalo. E se la è sul bordo di solito. Mi è uscito qua, chiudo qualcuno. Scusa, perché non c'è un destino, non avete fatto circolare, modo questo. Dovete essere in questa posizione. Io scelgo un edificio. Ok, se mettete qua a sinistra. Elemento geografico nel futuro che avete selezionato. Quindi se io schiaccio su un altro elemento geografico, certo, mi dice un'altra cosa. Se io schiaccio nel vuoto non mi dice niente. Dovete stare in quella posizione qua. Se avete selezionato qualcosa, qua a sinistra ci sono informazioni. Andate a 6 punti. Questa è la palestra, vediamo
veramente dobbiamo modificare sono qua, intanto. Che tu fosse vero, lui è vero, tu ci sei anche di più. Quello che c'è di mio figlio è proprio qui, no? Il taglio è sempre il mio inferno. Il taglio è puro. Non è? Quindi non vale a te. Lui ti dice esattamente che poi sotto c'è forse ci sono altri eventi, ma a questo punto vedi ancora la lettura di cui dare tutto. Tra questi quello che è giusto e non per forza fatto non lo so.
33 minuti per spiegare a utilizzare il concept map. Sì, esattamente qua, per farlo utilizzare. Diventa un blocco. E io cosa ho sempre fatto, cioè fin da, io mi disegnavo sulla carta, quando andavo a scuola, di notte, mi diventa ancora con un concept map, che non mi sono ancora occupato. E io vedo le pubblicità, facevo la fotografia, perché mi ricordo che una telecamera 1,3 megapixel, facevo, li mettevo sotto Photoshop e cercavo di raddrizzare un po' e creavo delle mappe. Adesso non c'era ancora Google Map, quelle cose che mai. Perché la stessa cosa non l'ho utilizzato per voi. Sì, io lo so, questa era una fantastica idea che ho scritto io.